Ragazzi, dopo tante fatiche riesco finalmente a registrare questo video. Oggi siamo sul mio canale perché faremo una cosa che sta spopolando su YouTube. Intanto 92 iscritti, grazie. Faremo una cosa che sta spopolando su YouTube. Cari amici personaggi, bentornati in questo nuovo video. Oggi faremo la reazione ai miei vecchi video. Piccola premessa, io sono quasi a 100 iscritti. Ma perché sto facendo oggi questo video? Per questo motivo, perché oggi è il 5/01/2018, per voi sarà il 6, il giorno della Befana. Auguri a tutti e buon anno a tutti, perché da Capodanno non ho fatto più video. Oggi, esattamente il 5 di gennaio, ho aperto il mio primo canale, che era questo qua. Avevo 9 iscritti, sapete che roba, e mettevo video solo con link. Infatti, come potete vedere, ce n'è solo uno. Ma andremo a vedere i video anche di questo canale. Però prima, io sono Federico di Apple TV Italia, buona visione. Benissimo, ragazzi, andiamo a vedere uno dei video più belli che io abbia mai fatto. Era il primo video di aggiornamento e novità, risale ad aprile 2017. C'era ancora il saluto buongiorno ragazzi, io me lo ricordo che lo usavo fino a un certo punto. Ho deciso il nome al momento e da lì si è mantenuto aggiornamento e novità. Perché uno che ha una telecamera che suo nonno gli ha regalato per Natale quello stesso anno va a filmare con un telefono con una fotocamera da 8 megapixel. Ma lasciamo stare, va? Cioè, quant'è la risoluzione di questo video? 320p. Io non pensavo sul serio. Vabbè. Questo è vero. Molto buono, sì, però. Un pennino che non va più il taccio, dovrò farlo aggiustare. Poi l'ho buttato nei peggio cassonetti dell'immondizia, ma lasciamo stare. Come sapete, è arrivato l'Hollipop, Non l'aggiornamento è vero? ieri. Ah sì, ieri, il mese scorso è arrivato. Ah, sì, mesi scorso. E io l'ho aggiornato. Non abbiamo novità precise, a parte un miglioramento nella fotocamera Come posteriore, fa a migliorare una fotocamera? Come fa a mentre il salire il 5S megapixel? Cioè, non si può, non può, è non può. Cosa? il 5S è Un migliorato launcher, della semplicemente tab avevo con messo un launcher, avevo modificato il mio tab e. come simile impostazioni. Abbiamo la possibilità di avanzare. La possibilità di. Aspettate, aspettate, voglio risentire. Abbiamo la possibilità di La possibilità. Cosa sta sentendo, mamma mia? Ah sì, questa l'ho messa nei momenti epici. Sono curioso di vedere come chiudevo i video. Mi spiace di non essere così vivace oggi, ma purtroppo non posso. E arrivederci. E arrivederci. Cos'è arrivederci? Allora, ovviamente c'erano più video prima. Voglio vedere qualcosa, qualche altro mio video. Questo qui sono curioso di vedere. Buongiorno ragazzi, benvenuti in questa nuova Oh, recensione già che ero noi molto. andremo a recensire i Flick Flack Bubble Android Watch. Scusate, Wear, mi viene il studiati. nome. Sono tutti. Questi sono qualsiasi cosa, sono orologi bellissimi, ma non sono Android Wear. Ma come cavolo mi è venuta in mente una roba del genere? Sono tre modelli, Sì, e passiamo all'HD, molto meno male, stavo flessibile, usando diretta, la abbiamo sia telecamera, meno qualsiasi male. tipo di polso. Andavo migliorando a poco a poco. Questo qui del fidget spinner, voglio vedere. Wow, il fidget spinner. Fermi tutti. Ah! Ragazzi, wow,
Il caricamento è a fidget spinner. Adesso lo apriremo e poi vi farò vedere la girandola che fa. Lo sta provando Francesca. Fa schifo. Non fa schifo, non funziona. Soltanto 34 grammi per 7, 10 pesi all'interno, più la plastica, pesa soltanto 33 grammi. Infatti si Ma scusa, è il tuo di canale, cosa metti la roba di Andrea Galeazzi? Cioè, quanto ero stupido. In tasca sta benissimo e gira anche veloce, fluido, senza intoppi come quelli. Sì, faccio la unboxing gara. Bellissimo. E poi passiamo ai video dell'altro grande canale. Unboxing, abbiamo uno, due e ben tre pacchi da aprire. Tutto qui. Voglio farmi due risate con voi. È finita la tua famiglia, lo vorrei conoscere per capire se ti hanno fatto senza piedi o se può. Quanto sono simpatico, ragazzi, dovete ammetterlo, sono simpaticissimo. Passiamo al primo canale, ci sono video che non vi posso oddio, lol. Ciao Tommaso. Ci sono video che non vi posso far vedere e video che vi posso far vedere. Video, alcuni video sono veramente molto privati, tipo uno, questo qui faceva proprio vedere il vostro il mio indirizzo di casa, però non posso, non lo vedrete mai perché volevi, Vediamo questo, che è stato il mio primissimo video su YouTube. Ecco, questa è la dimostrazione dell'applicazione che sto progettando. Si chiama Photo Browser. Non era un'applicazione, era un documento di Google Documents. Questa è la fotocamera. Oh mio Dio, che brutta roba. Ciao zio. Lo schifo. Due dislike. Non siamo su Clash Royale, ho detto. Non ci posso credere. Buongiorno ragazzi. Ma quanto ero... istruzione ma chi mette dislike, scrivo, chi mette dislike sono delle persone stupide che non hanno niente da fare durante le giornate e allora vanno sui canali deboli, vanno a scrivere, mettiamo dislike all'Apple TV, dai. E così, scusate, ero un attimo contro gli haters, scusate haters, non volevo. Devo far vedere una cosa. Questo qui è stato il video, il primo video di del canale Apple TV, cioè quello attuale che è questo qua. Che è questo qua. È stato il primo video. E guardate, oh, uno dei modi per programmare le app. Meno male che non li vede nessuno questi video. Vi faccio vedere perché era veramente una roba orribile, guardate. Quando sei a scuola, la app ti garantisce internet e lavoro sicuro. Controlla se c'è questo simbolo, la base della sicurezza è per... Voi non avete idea di cosa ho appena visto. Bene ragazzi, cosa possiamo dire di questo video? Che era un video divertente, che ho fatto solo per ridere. Oggi sono migliorato perché sono passato da quello che avete visto prima a questi video qui, che sono tre volte migliori. A parte il mio amico Ezio mi ha fatto notare che non si vedeva molto bene il gioco, ma... Stavo facendo una prova di... E non me ne ero accorto. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Se volete potete mettere like, non importa, perché la cosa importante è iscriversi al canale. Da Apple TV è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video e vi dico ciao!